Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink. Swalla la la. Drink. Swalla la la. Welcome back e ben ritrovati sul mio canale. Siamo nel classico episodio settimanale della Weekend League. Come potete vedere, iniziamo proprio adesso le nostre 40 partite. In questo video parleremo di alcuni punti di questa Weekend League. Mentre le immagini scorrono, state vedendo le prime 4-5 partite. La prima partita è iniziata, il mio avversario ha visto la mia squadra e praticamente ha quittato appena è iniziato il calcio d'inizio. Questa è la seconda partita, cioè è la prima partita, la mia seconda perché la prima è stata quittata, però comunque è la prima partita ufficiale della Weekend League. I punti che andremo a parlare, a discutere insieme in questo video sono: il primo punto, come gestire al meglio le 40 partite. Io di solito le gestisco così: il venerdì mattina gioco dalle 6 alle 8 partite. Dopodiché il venerdì pomeriggio, se riesco, massimo 3-4 partite. Mi concentro molto sugli orari serali. Il venerdì sera di solito dalle 6 alle 7 partite, 5-6-7 partite. Qui intanto il nostro primo avversario ci quitta. Dopodiché il sabato preferisco giocare soltanto mattina e sera tardi, perché comunque il sabato pomeriggio è concentratissimo e i server sono carichi e quindi molto probabilmente il gameplay ne risente. Per quanto riguarda la domenica, preferisco giocare sempre la mattina, qui intanto una super formazione, tutti quanti tra Toti e leggende, cioè soltanto Sergio Ramos normale. Noi andremo a giocare questa partita, ve la volevo anche commentare. Qui andiamo in vantaggio per 1-0 al 51esimo. Praticamente abbiamo tenuto sempre il pallino del gioco noi in mano e infatti, come potete vedere, la partita l'abbiamo portata a casa per 1-0. Queste sono le statistiche, abbiamo meritato questa partita anche se il nostro avversario non era fortissimo, però l'importante era vincere. E quindi, come dicevo prima, la domenica preferisco giocare soltanto la mattina e qualche partita forse il pomeriggio in base a quante ne restano. Tipo questa domenica ho giocato 6 partite la mattina e 6 partite la sera. Però la sera è incredibile come sono già 2 settimane che lascio 6-7 partite e ne vinco 2, ma al massimo 3. Quindi comunque l'orario serale di domenica io ve lo sconsiglio perché molti player si lasciano partite, quindi troverete molta gente forte. Detto questo, il secondo punto di cui volevo parlare sono i moduli e i giocatori fondamentali per le partite. Il modulo che preferisco è il 4-2-3-1, però sempre in game, perché io comunque inizio con il 4-3-3 con il COC e due esterni alti, però in game cambio con il 4-2-3-1 e al secondo tempo entrano ovviamente Alessandrini e molte volte entra anche Kanté al posto di Allan. E quindi secondo me il miglior modulo per utilizzare il possesso palla, e comunque il mio gioco è strutturato molto sul possesso palla, è il 4-2-3-1. Poi il terzo punto di cui volevo parlare con voi è il gameplay lento. Praticamente io mi ci sto quasi abituando a questo gameplay, però c'è da dire comunque che rispetto a 2 settimane fa il gameplay è molto più lento. Ovviamente, come mi ci devo abituare io al gameplay, si devono abituare e adattare anche i player che andremo a affrontare, quindi ci sta. Come terzo punto sono il matchmaking della settimana che mi ha messo contro il computer. Come avete potuto vedere in queste prime partite, le squadre non erano proprio esageratamente forti, però quelle 2-3 leggende, a parte quella squadra che era full Toti e leggende, comunque ce le mette sempre contro. Devo dire la verità, su 40 partite posso aver giocato 6-7 partite con avversari nettamente più forti di me. Le restanti 33-34 partite sono state alla portata, cioè nel senso che comunque quelle che ho perso, alcune partite le ho perso anche meritatamente, potevo anche vincerle. Dopodiché cercare di non giocare troppe partite consecutive, questo è un altro punto di cui volevo parlare, perché comunque gestire le partite in modo tale da fare magari qualche pausa tra una partita e un'altra, oppure fare serie da 2, 3, massimo 4 partite e poi fermarsi una mezz'oretta, è molto importante. Perché ho notato che
facendo 6-7 partite di fila, comunque ad un certo punto ne vincevo 4-5 e ne perdevo 2-3 consecutivamente. Quindi è molto importante, arrivato ad un certo punto di vittorie consecutive, fare una pausa, magari, non lo so, giocarsi una partita in divisione, rilassarsi un attimo, dopodiché riniziare a giocare la Weekend League. E ormai non mi succedeva da tantissimo tempo, come state vedendo questo screen di questa partita, nonostante le statistiche pazzesche, abbiamo perso. Due tiri in porta subiti, due gol, io 18 tiri totali, 15 in porta, con un ben 54% di possesso palla, che non è assolutamente male. Andiamo comunque a perdere una partita che potevamo vincere tranquillamente. E questo è proprio l'ultimo punto di cui andremo a parlare. La quantità di partite perse, pur non affrontando avversari superiori né sulla carta e né sul campo. Io credo che non sia colpa del gioco, perché io non do mai colpa al gioco. Quando perdo le partite, all'80% è colpa mia. Quindi, se abbiamo fatto 15 tiri in porta e non abbiamo segnato, c'è qualcosa che non va, nel senso che dobbiamo essere più cinici e spietati sotto porta. Però ho notato che in questa Weekend League abbiamo perso almeno 5-6 partite con avversari, sia sul campo sia sulla carta, nettamente inferiori a me. Quindi ciò che cosa vuol dire? Che dobbiamo migliorare sulla gestione della partita, perché ci sono molte partite strane, perché come in questo caso, se non le chiudi ti possono, diciamo, andare contro. Nel senso che lui con due tiri in porta ha fatto praticamente 2-3 azioni, ha fatto due gol. Tutto sommato, alla fine non mi lamento, nel senso che volevo fare 26-27 vittorie, però purtroppo sono arrivate le 25 vittorie che però ci permettono di prenderci 50.000 crediti e ben due pacchetti da 100.000 crediti. E come ben sapete, molto probabilmente li apriremo in live o giovedì o venerdì. Devo ancora decidere, comunque vi terrò aggiornati nei social. Quindi detto questo, passate in descrizione dove troverete tutti i link dei social per restare in contatto con me e per rimanere aggiornati sul canale. C'è il canale Telegram, c'è la pagina di Facebook, c'è il profilo Instagram, seguitemi anche su Instagram perché metto comunque molte storie riguardanti FIFA e tutti quanti i pack opening che faccio. Ragazzi, io vi auguro una buona giornata, noi ci rivedremo in un nuovo video. Un saluto a tutti dal vostro Juan Mata.